Buon pomeriggio, gentili telespettatori, e ben ritrovati al TRCB Notizie, che apriamo parlando dell'ennesima importante udienza in Corte d'Assise a Brindisi nel processo a carico di Giovanni Vantaggiato, il killer reo confesso dell'attentato all'Istituto Morvillo Falcone che costò la vita alla povera Melissa Bassi e il grave ferimento delle sue amiche. Vediamo in questo servizio di Stefania Franciosa che cosa è accaduto questa mattina. Nuova udienza a Brindisi del processo che vede come unico imputato Giovanni Vantaggiato, l'imprenditore di Copertino reo confesso dell'attentato alla Morvillo Falcone che costò la vita alla giovane Melissa Bassi e che provocò il ferimento grave di altre 6 studentesse. Chiamati a testimoniare oggi i genitori e le compagne della 15enne Federica Pagano. Lei da quel 19 maggio non esce di casa se non per andare a scuola, mangia poco ed è costretta a fare uso di tranquillanti, a confermarlo la sua psicologa, la dottoressa Loparco. La Corte ha ascoltato anche la 19enne Anna Canoci. La ragazza, a causa dell'esplosione dell'ordigno, ha perso l'udito dell'orecchio destro, quello dell'orecchio sinistro si sarebbe ridotto al 15%. È in cura presso il centro di igiene mentale, ha spiegato al giudice il direttore della struttura, il dottor Franco Colizzi. Per la Canoci, come per le altre ragazze, danni permanenti sino al 50%, ha fatto sapere il medico legale, il dottor Lecce. Sul banco dei testimoni è salito poi anche il sindaco di Brindisi, Mimmo Gonzales, il quale ha ribadito come l'attentato avesse creato un clima di terrore e di intimidazione. Non è stato un bel momento neanche ricordare quella fase, i primi giorni peraltro del mio mandato amministrativo. Non è stato semplice, però è così. Questa tragedia ormai rimarrà scolpita nei cuori di tutti i brindisini e ovviamente del primo cittadino. Ho ricordato i momenti di terrore, di intimidazione, perché quelli erano i sentimenti che abbiamo vissuto in quei giorni. E ho ricordato anche la grande sinergia fra gli enti locali, il governo regionale, quello nazionale. In quei giorni ha funzionato tutto alla perfezione. Nella tragedia abbiamo dato un bel esempio di collaborazione istituzionale. E oggi ha detto anche che la matrice mafiosa era inverosimile. Assolutamente. È stata data una lettura di quanto accaduto assolutamente inverosimile. E sinceramente fa male anche pensare che si possa poi generalizzare rispetto alla presenza nel territorio, Sacra Corona, contrabbando, eccetera, non c'entrava nulla, si vedeva da lunga distanza. Questo ha buttato tanto fango sulla nostra comunità ed è uno dei motivi per cui ci siamo costituiti parte civile. Ora bisogna fare giustizia. Assolutamente sì. E archiviate le elezioni politiche di fine febbraio scorso, si apre di fatto la fase delle consultazioni locali in quei comuni chiamati al voto amministrativo nella prossima primavera. Il caso di Carovigno, dove per la prima volta nella sua storia vi sarà la possibilità di ricorrere al doppio turno di ballottaggio. Intanto si comincia a definire la griglia di partenza dei candidati. Sindaco, ieri sera presso il castello Dentice di Frasso, presentazione ufficiale della candidatura di Mimmo Mele, affiancato dall'ex sindaco Lanzillotti. Il servizio. Avete detto testualmente tutto è bloccato, niente si muove, eppure qualche giorno fa avete, tra virgolette, eletto un senatore, come mai? Il risultato di Carovigno, se lo vogliamo analizzare approfonditamente, è un risultato deludente, perché rispetto alle politiche del 2008 il PDL ha perso circa 2.000 voti. E quindi se ai 3.500 voti presi dal PDL andiamo a togliere l'effetto Berlusconi, vediamo che c'è una sorta di rigetto da parte della popolazione nei confronti non soltanto del sindaco Zizza, ma anche di tutta la compagine amministrativa, perché qui poi apriamo l'altro discorso: questa città è bloccata da un modo di gestire la cosa pubblica che francamente non sentiamo di poter condividere. Io infatti già da tempo avevo preso le distanze non soltanto con il gruppo dirigente del comune di Carovigno, ma anche a livello provinciale, con la dirigenza provinciale, perché non condividevo più alcune scelte, perché non condividevo da parte del gruppo provinciale l'avallo di un modo di gestire la cosa pubblica qui a Carovigno. In campagna elettorale avremo modo di affrontare i singoli problemi, di scendere nei dettagli e di spiegare alla popolazione perché io e Mimmo Mele siamo arrivati
la determinazione di fare questo accordo, questo fortissimo accordo che vede Mimmo candidato sindaco e io al suo fianco in questa battaglia che sicuramente sarà dura, sarà una battaglia difficile, ma che siamo certi che la popolazione capirà, ne capirà gli intenti e il 28 maggio ci vedrà sicuramente, oddio, non proprio il 28 se andiamo al ballottaggio, ma all'inizio di giugno Mimmo Mele sarà il sindaco di Carovigno e io sarò al suo fianco nella gestione di questa città insieme a tanti altri giovani che vorranno condividere questa nostra questo nostro obiettivo, questa nostra battaglia. Da Carovigno sei partito, a Carovigno ritorni, pane e politica, senza politica non riesci a vivere. Ne avrei fatto benissimo a meno, perché questa classe dirigente, diciamo, è cresciuta con me negli anni 90, negli anni 2000. Credo che questa scesa in campo sia una scelta di vita. La politica potrebbe anche non mancarci. La politica però è vita per i nostri figli, per la nostra città di Carovigno e credo che per la storia che abbiamo rappresentato, per quello che abbiamo lasciato, faccio un esempio su tutti, 8.000 posti letto, non abbiamo la bandiera blu da 6 anni. Allora questa città ha bisogno di cultura in senso lato, cultura del fare, cultura di non pensare ai propri interessi, ma di allargare e vedere con un aspetto molto più largo questo tipo di città che deve, ha delle grandi potenzialità e credo che in questa battaglia che facciamo insieme al dottore Lanzillotti che rappresenta la buona storia di questa città, credo che alla fine il risultato ci può essere. Il sindaco di Bari Michele Emiliano ha sventato il tentativo di un uomo di darsi fuoco con una tanica di benzina all'interno dell'atrio del municipio di Bari. È avvenuto mentre Emiliano, a quanto si è saputo, stava facendo un'intervista all'ingresso del palazzo di città. Emiliano ha visto entrare l'uomo, un sessantenne, visibilmente agitato e con una piccola tanica di benzina in mano ed è immediatamente intervenuto fermando l'uomo mentre cominciava a cospargersi di benzina. Subito dopo il sindaco ha cercato di tranquillizzare il sessantenne, a quanto si è saputo per ora, lo ha fatto salire negli uffici del comune. Si tratterebbe di un cittadino barese esasperato per problemi legati ad una questione riguardante una proprietà immobiliare. A San Pietro Vernotico, a conclusione di indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Brindisi, i carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Lecce hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Brindisi relativo ad un parco fotovoltaico esteso su di una superficie di circa 50.000 metri quadrati, costituito da 4 impianti contigui di produzione di energia elettrica, ciascuno di potenza inferiore ad un megawatt, formalmente appartenenti a 4 diverse società in realtà riconducibili ad un unico impianto artificiosamente frazionato al fine di eludere normative di settore nazionali e regionali. Nel corso degli accertamenti è emerso che la ditta esecutrice dei lavori è stata la stessa per tutti e 4 gli impianti realizzati su di un terreno appartenente ad un unico proprietario. Anche le 4 DIA, le dichiarazioni di impatto ambientale, sono risultate identiche per forma, per contenuto, stesura e caratteri, addirittura per testo ed impaginazione. Le indagini svolte dal NOE di Lecce sotto la direzione del procuratore aggiunto, il dottor Ghizzardi, vedono attualmente al vaglio dell'autorità giudiziaria la posizione di 11 rappresentanti ritenuti responsabili in concorso fra loro a vario titolo di aver realizzato 4 impianti di produzione di energia elettrica con la sola denuncia di inizio attività ed in assenza della prescritta autorizzazione unica regionale di aver predisposto una trasformazione urbanistica ed edilizia in violazione degli strumenti urbanistici vigenti, nonché di aver attestato falsamente che l'area su cui sono stati realizzati gli impianti non era interessata da vincoli paesaggistici. Come disposto dall'autorità giudiziaria, si è provveduto a disconnettere il parco fotovoltaico dal collegamento alla rete elettrica. E i militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Brindisi, all'esito di specifiche indagini finalizzate a rilevare l'esistenza di consistenze patrimoniali di valore equivalente all'imposta sottratta al fisco, hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo disposto dalla locale autorità giudiziaria di beni per un valore complessivo di circa 250.000 euro nei confronti di un'impresa operante nel settore ittico. Il vincolo cautelare, equivalente all'ammontare dell'omesso versamento dell'IVA, è stato applicato su un conto corrente 4
immobili. L'operazione odierna, che si inquadra nell'ambito del piano alla lotta dell'evasione fiscale con la successiva azione di aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati, scaturisce da una pregressa attività ispettiva condotta dalle Fiamme Gialle di Brindisi, nel corso del quale è stato accertato per gli anni 2007, 2008 e 2009 l'omesso versamento dell'IVA, con la conseguente segnalazione all'autorità giudiziaria del responsabile. Risanamento ambientale, partecipazione sociale, integrazione degli interventi, rigenerazione delle città e delle periferie, il cuore delle politiche di governo del territorio della Regione Puglia pulsa intorno a questi temi e la nuova sfida sarà la generalizzazione di questa esperienza. Il pensiero del Presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, che ha inaugurato questa mattina al Teatro Margherita di Bari insieme con l'assessore alla qualità del territorio Angela Barbanente, la mostra convegno Rigeneriamo le città, generiamo il futuro. La soppressione dell'ufficio del giudice di pace di Fasano e Cisternino si può evitare. La Libera Associazione Forense di Fasano invita i due comuni ad avviare le pratiche al Ministero della Giustizia per permettere il mantenimento. L'impegno è quello di farsi integralmente carico delle spese di funzionamento ed erogazione del servizio. Vediamo. Resta attuale la questione sul mantenimento dell'ufficio del giudice di pace. La presidente di Libera Associazione Forense di Fasano, Italia Di Tano, ha inviato una lettera ai sindaci di Fasano, Lello di Bari e Cisternino, Donato Baccaro, per informarli che il 28 febbraio scorso è stata pubblicata sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia la nota di istruzione per il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con oneri a carico degli enti locali, comprendente l'elenco degli uffici nel mirino del provvedimento di soppressione. È dunque possibile realizzare il mantenimento dell'ufficio, ma gli enti locali interessati possono farlo solo facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento ed erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, nonché del fabbisogno del personale amministrativo. Un provvedimento possibile soprattutto alla luce della già palesata disponibilità delle amministrazioni comunali ad assumere ogni onere. L'invito che l'associazione guidata dalla Di Tano ha rivolto ai comuni di Fasano e Cisternino è quello di rinviare con urgenza e tempestività, entro e non oltre il 29 aprile 2013, nuovamente la documentazione necessaria. Nominato il coordinatore dei giovani pidiellini della provincia di Brindisi, si tratta di Pietro Guadalupi. All'ufficializzazione della nomina è intervenuto anche il coordinatore regionale Riccardo Memeo. Il servizio. E Pietro Guadalupi, vicepresidente del Consiglio Comunale di Brindisi, il nuovo coordinatore provinciale dei Giovani Italia. L'ufficializzazione questa mattina nella sede del PDL alla presenza del coordinatore regionale dei Giovani Riccardo Memeo. Un'occasione per analizzare il voto e sottolineare il ruolo dei giovani nel partito. Noi abbiamo avuto un successo clamoroso alle ultime elezioni come PDL, ma la differenza fra i voti al Senato e quelli alla Camera dimostra che c'è tutto un target di ragazzi tra i 18 e i 24 anni che guardano con più diffidenza nei confronti dei partiti tradizionali del nostro partito, per cui il compito del movimento giovanile pugliese e brindisino in particolare è proprio quello di rivolgersi a questi giovani e convincerli che l'unico movimento politico che può dare loro un futuro certo e florido è il Popolo della Libertà. Io, come nuovo coordinatore provinciale di Giovani Italia, vorrei innanzitutto vedere nei vari comuni della provincia di Brindisi di ricreare o migliorare, se già esistenti, quei coordinamenti comunali che appunto possono avvicinare tramite i giovani e quindi tramite una nuova entità all'interno della politica stesso tutte quelle persone che sono, diciamo, tra virgolette, usiamo un termine comune in questi giorni, indignati dalla politica nazionale e locale. Ci stiamo impegnando sia a livello provinciale, quindi, che a livello comunale a ricreare questi coordinamenti che saranno di ragazzi che si vorranno comunque impegnare per il bene della cittadinanza e speriamo di riuscire a fare bene per la città tutta. La forza dei grillini è proprio quella, cioè la novità. Noi siamo persone comunque che veniamo da un percorso politico o da una vicinanza politica sicuramente maggiore di quella che è stata quella dei vari grillini che si sono candidati a alle passate elezioni e che sono riusciti a farcela, quindi ad entrare chi nella Camera e chi nel Senato. Noi siamo ragazzi qualificati, che ci impegniamo per il bene della città e che vogliamo fare bene e non soltanto dire quello ha sbagliato o quell'altro ha fatto male.
Il gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Brindisi ha rinnovato recentemente le cariche eleggendo il nuovo presidente del consiglio direttivo. È stato eletto presidente all'unanimità Ivan Tanzariello, che guiderà il gruppo per il prossimo triennio al posto del presidente uscente Dario Campanelli. In servizio. Ivan Tanzariello è stato eletto alla guida del gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Brindisi. Il programma che porterò avanti, dice Tanzariello, prenderà le mosse da quanto realizzato dal precedente presidente Dario Campanelli e dal consiglio direttivo tutto. La precedente presidenza è stata assai sensibile nel costruire un gruppo di lavoro solido e nel portare avanti un essenziale lavoro di squadra. Il mio impegno, continua Tanzariello, e proseguire e dare continuità a tale impostazione di lavoro che si è dimostrata vincente. Proprio in quest'ottica di gioco di squadra, continua ancora Tanzariello, è mia espressa volontà nominare un numero massimo di vicepresidenti, consentito dal Regolamento Nazionale dei Giovani Imprenditori, ai quali delegare specifiche funzioni nella prospettiva di integrare al meglio le attività del gruppo. Il Presidente ha quindi conferito le deleghe ai 4 vicepresidenti per la partecipazione ai gruppi di lavoro nazionali. Si tratta di Gabriele Lippolis per il marketing, la comunicazione, l'organizzazione, sviluppo del movimento e relazioni interne, nonché education e lavoro. Albino Vetrugno, energia e ambiente. Chiara Summa, ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico ed etica d'impresa. E infine Valentina Galluzzo, economia, finanza e internazionalizzazione d'impresa. Ivan Tanzariello sarà inoltre membro di diritto del consiglio direttivo di Confindustria Brindisi, in qualità di vicepresidente della stessa organizzazione. E nel 200° anniversario della nascita 1813-2013 di Giuseppe Verdi, la stagione lirica del teatro a lui intitolato gli dedica l'opera in assoluto più rappresentata al mondo, La Traviata, attesa per lunedì 11 marzo alle ore 20:30, segna il terzo e ultimo appuntamento della rassegna organizzata dall'amministrazione provinciale di Lecce, riproposta nel teatro brindisino. Tre omaggi a due miti universali come Mascagni e Verdi, che legano la musica e non solo il melodramma al loro paese. Ha aperto la Cavalleria Rusticana, capolavoro del melodramma e in assoluto l'opera più nota di Pietro Mascagni, e poi l'anno verdiano ha riscoperto le danze brillanti del ballo in maschera. Infine le feste di Traviata tornano ad incantare il pubblico brindisino, quindi l'appuntamento è per lunedì 11 marzo. Chiudiamo il telegiornale con il TG Parlamento e la rubrica dedicata al meteo. Da parte mia davvero tutto, come sempre, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo appuntamento. Il segretario del PDL Angelino Alfano risponde alla chiusura a Berlusconi del segretario democratico Bersani. Il PD dimostra di non avere un'idea chiara su come guidare il paese, rischia di portare l'Italia allo sfascio. Noi li invitiamo a riflettere, perché così portano il paese a sbattere. Non è questo il destino dell'Italia, non è questo che milioni di cittadini italiani hanno voluto dire con il proprio voto. Nessuna forza politica che si è affermata alle recenti elezioni appare neanche lontanamente in grado di risolvere i problemi del paese. Lo ha detto il leader di Scelta Civica Mario Monti nel corso di una conferenza stampa. La nostra è una posizione di critica aspra e radicale dell'offerta politica dei partiti tradizionali. La nostra posizione in merito alla necessità di ancoraggio critico e costruttivo all'Europa sono esigenze oggi più ovvie di ieri. Il Senato della Repubblica è convocato venerdì 15 marzo 2013 alle ore 11 per la prima seduta della 17ª legislatura. Presidente provvisorio sarà il senatore a vita Emilio Colombo. All'ordine del giorno figurano costituzione dell'ufficio di presidenza provvisorio, costituzione della giunta provvisoria per la verifica dei poteri e la proclamazione dei senatori subentranti. Infine l'elezione del presidente. L'accoglienza degli eletti avrà inizio lunedì 11 alle ore 15 e continuerà fino alla prima seduta tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 20:30. Anche la Camera dei Deputati è convocata per venerdì 15 marzo, ma alle ore 10:30. La seduta sarà presieduta dall'onorevole Antonio Leone nella sua qualità di vicepresidente più anziano, per elezione fra quelli della legislatura precedente. Il ministro della Giustizia, Paola Severino, spera che un nuovo governo si faccia presto, perché il Paese ne ha bisogno, soprattutto perché si è in una fase in cui tante riforme sono state fatte, ma tante altre devono essere fatte.
E se l'auspicio della Guardasigilli è che il governo si formi e possa trovare una maggioranza che dia la fiducia, non esclude del tutto la possibilità che si formi un esecutivo tecnico che considera una delle ipotesi esplorate. Quanto all'eventualità che lei stessa possa fare parte di un ipotetico governo tecnico, il ministro della Giustizia spiega: la mia funzione è di essere al servizio della nazione. La mia idea non è quella di prorogarla, ma di svolgerla fino all'ultima ora in cui la ricoprirò con la massima dedizione. È attesa per domani la prima delle tre sentenze che nel giro di un mese verranno emesse nei confronti di Silvio Berlusconi, sempre dal Tribunale di Milano. Il primo caso giudiziario che arriva a sentenza è quello soprannominato BNL Unipol, riguarda la presunta violazione del segreto istruttorio che ha portato a pubblicare sulla prima pagina del giornale del 31 dicembre 2005 i contenuti di un'intercettazione telefonica fra Piero Fassino e Giovanni Consorte, con l'allora segretario dei Democratici di Sinistra che chiedeva al numero uno di Unipol ragguagli sul tentativo di scalata della compagnia bolognese a BNL. Allora abbiamo una banca? Un atto di indagine coperto da segreto istruttorio, ma comunque pubblicato sul quotidiano di Via Negri. Giornata a tutti voi cari amici affezionati a ilmeteo.it. Il tempo è compromesso sull'Italia per l'insistere di questa perturbazione che ieri ha invaso tutte le nostre regioni, ma non è finita qui, signore e signori, perché siamo in attesa di un nuovo peggioramento. Entriamo nel dettaglio. Al nord continuano queste piogge su tutte le regioni, piogge che saranno più consistenti sui settori orientali, mentre al nord-ovest tende a migliorare dal tardo pomeriggio. Al centro piogge ovunque, ma più discontinue sulle zone adriatiche, più intense sulle coste del Lazio, e arriva anche da voi. Migliora, ma lentamente dal pomeriggio, inoltrato a partire dalla Sardegna. Al sud inizialmente piogge sparse su tutte le regioni, con pause anche asciutte. È dal pomeriggio che i fenomeni saranno più diffusi ovunque. Migliora anche qui dal tardo pomeriggio, a partire proprio dalla Sicilia. Venti di scirocco su Ionio Adriatico, occidentali invece sul Tirreno. La neve cadrà sulle Alpi a partire dai 1500 metri, al centro a quote superiori a 1600 metri, mentre al sud sopra i 2000 metri. Vediamo anche la situazione per quanto riguarda le temperature. Anche per oggi, cari amici, le previsioni terminano qui. Continuiamo a curiosare nel sito e scopriamo che vi è la pagina dedicata a noi donne, finalmente. Prepariamoci per la festa di domani. Bisogna cliccare sul link Lei per aggiornarsi sulla moda, la bellezza, sulla cucina, la casa, il benessere del nostro corpo, il gossip. Questo è un servizio gratuito che solo ilmeteo.it vi offre. E soprattutto, diffidate dalle brutte imitazioni, eh! Siamo su internet 24 ore su 24, www.trcb.it.